Un evento qui al centro commerciale Le Vigne organizzato da Margherita Broccia, Moda Art Fashion Fest 2011, Castro Filippo, tra qualche minuto qui sul palco, un grandissimo evento 2011. A dopo! Per l'affluenza così numerosa, Davide Di Fazio e Valeria Zambito presentano questa edizione di Moda Art Fest Le Vigne 2011 organizzata da Margherita Broccia, Moda Art Fashion Fest. Hai visto quanto pubblico, Valeria? Eh sì, vedo. Quindi l'attesa è stata lunga, ma sicuramente sarà premiata. Accenniamo di cosa si tratta velocemente, perché le ragazze già fremono dietro le quinte per farvi vedere questi abiti. Artisti siciliani uniti in un progetto nuovo e spettacolare di divulgazione dell'arte e della cultura siciliana attraverso la moda, la creazione di abiti unici che con l'utilizzo di materiali preziosi e poverissimi di grande tradizione come i ricami insieme all'arte del riciclo evocano la storia e le contraddizioni di questa nostra terra così affascinante e tormentata. Eh sì, Davide, ecco, comincia il primo applauso. Ecco, ogni artista esprime il proprio concetto ispiratore. La natura, il consumismo, gli eccessi della società civile, il sogno ed il mondo materiale. Un percorso estetico ma di grande riflessione, come solo l'arte riesce a creare. Con uno sguardo alle prospettive di lavoro territoriali che possono assumere concretezza e nuovi sviluppi per i giovani talenti. Ecco, allora, a voi le ragazze, accogliamole con un applauso. Cinderella.
rimanete qui a godervi gli applausi del pubblico. Allora, chiediamo ai nostri giovani artisti un po' qualche informazione. Tu sei Michael, giusto? Raccontaci qualcosa di te, com'è nata questa passione per il canto e quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Spero che diventerò, diciamo, un cantante, mi piacerebbe tanto. E poi la mia passione è cominciata, ero piccolo, in pratica mia mamma mi diceva sempre: hai una bella voce. Ma dopo io gli dicevo: mamma, secondo me, un giorno siamo andati dalla scuola del canto Sirius Barrito e abbiamo scoperto questo. Quindi ti ha scoperto la mamma. Che sempre incentivano i loro figli, li incoraggiano ad intraprendere la carriera artistica. Sì, Davide, diciamo perché... io volevo ricordare che sia Michael che Aurora fanno parte della scuola di canto Sirius, sita a Favara in via Lando Conti. E, che dire, la scuola di canto Sirius è operante nel settore già da 4 anni, nonostante la giovane età ha un curriculum di tutto rispetto. Siamo giunti al momento conclusivo di questa Moda Arte Fashion 2011, siamo con Alessio Magistro. Di cosa ti occupi? Abbiamo questa sera visto sfilare un tuo abito, cosa fai al momento o cosa studi? Dicci, Alessio. Allora, ciao a tutti, io momentaneamente studio all'Accademia di Belle Arti di Palermo e faccio studio progettazione della moda. E per questo evento Fashion Fest 2011, prima edizione, ho deciso di fare un abito, ho deciso di unire sia moda che arte. E ho fatto uno studio sull'abbigliamento del mondo greco e una rivisitazione sul peplo. E le nostre interviste continuano con Angelo Falzone, pittore, noto artista, che presenta qui al centro commerciale Le Vigne un evento, arte e surrealismo, quindi una mostra di quadri, e ci accenna un po' meglio di cosa si tratta lo stesso autore. Sì, abbiamo creato praticamente un percorso artistico che, partendo dal surrealismo, ognuno naturalmente interpretava questo tema con le proprie naturalmente tecniche e temi. Io, siccome sto già incanalando il mio percorso verso una valorizzazione della sicilianità, quindi ho interpretato sia la Medusa, che fa parte della Trinacria, dello stemma della Sicilia, e sia anche Hypnos, che è il dio del sonno, nonché fratello di Thanatos. Visto che la mia pittura, oltre ad essere un po' surrealista, è anche intimista. Quali saranno le prossime mostre che ti vedranno protagonista? Molto probabilmente febbraio, ancora una data da decidere, a Caltanissetta, a Palazzo Barilli. E poi successivamente, man mano, quest'estate credo di fare una mostra insieme ad Alessio Magistro a Palermo, sempre unendo arte e moda.